Sandro Ciccali, Sandro Ciccali. Bentornati cari amici, bentornati nel canale Sandro Ciccali Free Energy. Oggi vi parlo dagli studi della radio perché sono un po' indaffarato e quindi il video oggi lo iniziamo qua. Quindi like, condividi, iscrivetevi al canale, chi vuol fare una donazione attiva la PayPal, il mio piccolo spot ed iniziamo. La colonna sonora del tuo matrimonio, la colonna sonora del tuo compleanno, la colonna sonora del tuo locale. Ci faremo in tre per te. Sandro Ciccali, il tuo live, la tua discoteca, il tuo evento personalizzato. Contattami cmc.sandro.ciccali@hotmail.it. Grazie! Quindi come sempre, se avete bisogno del sottoscritto per qualsiasi tipo di evento, che sia una cena aziendale, un compleanno, un matrimonio, quello che volete, la mail è sempre la solita cmc.sandro.ciccali@hotmail.it. In questo video parliamo appunto dei problemi, delle soluzioni che ho trovato, di tutti gli scontri che ho fatto durante questi esperimenti con le batterie a litio ferrofosfato. Ci sono stati dei grossi problemi, quindi andremo via via a step e ci saranno appunto delle cose da chiarire. Bene, sono partito praticamente con le batterie che non erano perfettamente cariche, cioè erano cariche ma non erano al 100%, avevano ovviamente una capacità un po' limitata, un po' inferiore rispetto al massimo. E quindi cosa è successo? Non le ho caricate, le ho bilanciate, le ho lasciate un paio di giorni a bilanciarsi, erano già comunque bilanciate, quindi le batterie totalmente bilanciate, perfette, sono arrivate perfettissime, come avete visto anche nei video del montaggio, dell'assemblaggio, della misurazione. Bene, cosa è successo? Io non le ho caricate come appunto solitamente si fa, le ho volute installare subito perché appunto c'era il problema della mancanza di energia elettrica per 4 ore e quindi non volendo rischiare di dover staccare e rimanere con il frigorifero spento, ho attaccato subito le litio e sono partite benissimo. È partita la ricarica, è partito diciamo l'accumulo, sono partite tutte le varie procedure che servono per far funzionare questo tipo di batterie. Complice anche il gran caldo di questi giorni, che abbiamo superato anche i 40 gradi in alcuni momenti della giornata, ci sono stati dei grossi problemi. Ve li spiego un po' a step. Diciamo che l'inverter io lo avevo già diciamo programmato con degli approvvigionamenti piuttosto importanti, sono arrivato a scaricare le batterie fino a 11,8 e probabilmente ho esagerato, perché la mattina dopo, una volta che l'inverter aveva staccato, le batterie le ho trovate a 10,7, capite bene, siamo molto vicini alla soglia limite di spegnimento dell'inverter, che è a 10,5. Quindi in fretta e furia ho staccato le batterie, ho ricollegato la batteria al piombo, ma il giorno seguente anche la batteria al piombo mi si è scaricata nella stessa identica maniera ed ho scoperto che appunto era il relè che, rimanendo acceso 24 ore su 24, anche se consuma poco, beh, ci sono alcuni momenti della giornata in cui il relè consuma veramente 2, 3, 4 watt, ci sono momenti della giornata in cui il relè ne consuma 10 o 15, e quindi questi 10 o 15 watt perpetrati in diverse ore della notte hanno fatto sì che le batterie si scaricassero in maniera pesante. Non le potevo ricaricare tramite l'impianto perché il regolatore non mi dava l'accesso alla ricarica sotto questa soglia, quindi dovevo per forza ricaricarle esternamente e ricollegarle. Quindi ho fatto una sorta di ricaricamento delle batterie in un secondo momento, e l'ho fatto praticamente con il caricabatterie che ho, quello per l'automobile, che non è adatto per il litio, ma nel caso dell'emergenza ho detto ci provo e vediamo cosa succede, ed ha funzionato. Ho attaccato il caricabatterie dell'automobile alle batterie al litio, l'ho programmato
per dargli almeno una cinquantina di ampere e ho riportato la tensione a 12,2-12,3, la tensione giusta per poter poi ricollegare le batterie all'impianto e far ripartire il ciclo normale di ricarica dal regolatore fotovoltaico. Tutto questo è accaduto nell'arco di un giorno e mezzo, con nel mezzo anche matrimoni, feste, la radio e tutti i vari eventi che avevo proprio in quei giorni lì, che veramente mi si sono accavallati e non avevo il tempo per seguirle, perché vanno seguite ora per ora. Almeno i primi giorni bisogna starci dietro, perché ci sono alcune cose che vanno settate in maniera completamente differente dalle batterie al piombo. Abbiamo un consumo in più di corrente perché abbiamo un relè che dobbiamo alimentare. Molti di voi mi hanno detto: ma perché non metti un relè allo stato solido? Ho ordinato anche un relè allo stato solido, ma non mi piace il relè allo stato solido, devo essere sincero. Preferisco il classico vecchio relè a bobina, anche se consuma di più, ma sono più sicuro, sono più tranquillo, perché è un meccanismo, è meccanico, non ha niente di elettronico, e quindi secondo me, secondo il mio parere, è migliore. Comunque ho ordinato anche quello a stato solido e mi arriverà a giorni, quindi sperimenteremo. Ovviamente un relè che consuma molto molto meno, si parla di milliampere contro gli ampere che consuma invece un relè a bobina. Poi negli step successivi ci sono stati appunto tutti i vari esperimenti di carico, e le batterie reggono veramente l'infinito, hanno una potenza ineguagliabile, hanno veramente un rendimento 10 volte superiore. Allora, tecnicamente, matematicamente il rendimento è il triplo rispetto ai 300 ampere che avevo al piombo, 280 ampere al litio è il triplo praticamente, ma diciamo che forse è anche qualcosa in più. Il problema l'ho avuto anche con il surriscaldamento degli apparati. Adesso andiamo a vedere alcune delle soluzioni che ho cercato di provare e di cercare di ottenere risultati per il discorso appunto del caldo infernale. Questo è un sottotetto e, come tutti i sottotetti, ovviamente non è coibentato, ma a parte il discorso della coibentatura è proprio un discorso che comunque qui ristagna il calore, ma non è comunque paragonabile al calore che c'è all'esterno. All'esterno abbiamo 35, 38, a volte 40 gradi, qui rimaniamo intorno ai 30-31. Però tutti questi gradi in più ovviamente vanno ad influire sul funzionamento delle apparecchiature. Per quanto riguarda l'inverter non ci sono problemi, perché l'inverter ha le sue due ventole che funzionano per entrambi i suoi stadi, quindi la parte caricatore e la parte trasformazione, e molto spesso sono entrambe accese. Ma per quanto riguarda le batterie, il regolatore, che comunque ha la sua dissipazione naturale, non sono dotati di ventole. Ma non basta, non basta, perché ho avuto dei problemi ovviamente soprattutto con il surriscaldamento del relè, che ovviamente tende a scaldarsi, ma non è un calore intensissimo, però è un calore che comunque viene fuori, e questo calore qui lo sviluppa anche se non c'è corrente, nel senso che anche con la bobina attivata il relè con i pannelli praticamente spenti si scalda ugualmente. L'altro problema l'ho avuto anche con il magneto termico ripristinabile, che è questo qua. Come vi avevo detto all'inizio, non mi fidavo tanto di questo magneto termico, ma effettivamente lui sta funzionando bene. Però il problema del magneto termico è il calore. Perché si chiama magneto termico? Perché funziona appunto con una lamella che sopra una certa temperatura si deforma e apre il circuito e quindi spegne. E molto spesso mi sono trovato con l'impianto spento. Tutto questo perché si era sovrascaldato. Il regolatore, ovviamente, il famoso EPIV, che funziona egregiamente, misura ovviamente i gradi. Abbiamo messo anche, ho aggiunto anche la sonda per andare a cercare e ovviamente misurare il calore che vi è all'interno delle celle a litio ferrofosfato, e come possiamo vedere i parametri del nostro EPIV sono ancora tutti regolarissimi. Le batterie adesso sono a 13,9,
stanno entrando 22,3 ampere e abbiamo 30 gradi alle batterie, che ovviamente sono un po' tantini, ma ovviamente non possiamo fare diversamente. Qui abbiamo 30 gradi all'interno di questa stanza e questi abbiamo, non possiamo fare in maniera differente. L'unica soluzione che ho dovuto adottare, diciamo, in più rispetto al normale funzionamento è dotare di ventole un po' tutti gli apparati. Come potete vedere, questa ventola qui spara aria all'interno della scatola delle celle. Poi abbiamo questo ventilatore qui, che io avevo fatto in un progetto precedente, che mi serviva per diciamo far circolare l'aria calda all'interno del camino. Questo ventilatore che sputa praticamente aria verso il relè e mi mantiene il relè ad una temperatura praticamente bassissima, me lo tiene tiepido, riesce a far dissipare il calore del relè. Questo getto d'aria, che è piuttosto forte, riesce ad arrivare anche al regolatore e fa dissipare meglio l'aria dalle sue alette di raffreddamento. Più un'altra ventola, una terza ventola, che io ho messo davanti al nostro magneto termico ripristinabile, e se lo tocco è praticamente quasi freddo, è a temperatura ambiente. Questo magneto termico, ovviamente, come tutti i magneto termici, con un grande passaggio di ampere si surriscalda, e questo surriscaldamento lo faceva saltare. Dopo alcuni secondi si ripristinava, ma come potete ben capire l'impianto andava a sbalzi. Tutti questi fili li ho attaccati, diciamo, in maniera abbastanza volante, ma tutti questi servizi sono comandati da lui. Quindi cosa vuol dire? Che il relè e tutte queste tre ventole, che servono a mantenere la temperatura costante intorno ai 30 gradi, sono comandati dal regolatore, che farà spegnere e accendere a seconda degli orari tutti i servizi, compreso il relè. Quindi non avremo l'obbligatorietà di dover tenere per forza il relè acceso 24 ore su 24, visto che consuma comunque 4-5 watt e quando è sotto sforzo ne consuma anche 10. Quindi questi 10 watt li possiamo risparmiare durante la notte e preservare la carica delle batterie. Adesso questa mattina facciamo un po' di prove di stress test, e con la programmazione che ho fatto, come potete vedere, adesso abbiamo questi valori qui. Vi faccio vedere, siamo alle 6:54 della mattina. Quindi iniziamo proprio con la prima luce del sole, che ovviamente non arriva. Il pannello in questo momento sta buttando 13,8, 0,7 ampere, 9,5 watt. Siamo proprio alle prime luci dell'alba. La temperatura del controller in questo momento è a 31 gradi, segnalata come normale, ma è la temperatura interna del controller. L'uscita del controller 12,4, 0,4 ampere, 4,5 watt circa. Abbiamo impostato il timer. Il timer si accende alle 6 e si spegne alle 21. Questo è il timer che controlla l'accensione delle ventole di raffreddamento e del relè, per evitare appunto di dover lasciare il relè attivo tutta la notte. E questi sono i valori che in questo momento stanno andando al controller. I parametri che sono impostati in questo momento sono per le litio ferro fosfato o LiFePO4, 280 ampere. Tutti i settaggi sono appunto impostati in automatico: overvolt discharge 14,8, charge limit 14,6, overvolt rec 14,6, equalization charge 14,5, ovviamente sulle litio non viene fatta, la carica di balca 14,5, la carica di flottaggio 13,8, boost recover 13,2, low volt rect riattacco 12,8. Questi sono tutti valori che vanno poi nella parte dell'uscita, quindi 12,2, il 12, l'11,1 e l'11 sono i valori riferiti all'uscita. Come potete vedere, l'equalizzazione è a 0 minuti perché non viene effettuata ovviamente con le batterie a litio.
Quindi diciamo la configurazione attuale è questa qua. A quasi le 7 della mattina la situazione è questa: stanno entrando 0,7 A dai pannelli, ne stanno entrando 0,5 alle batterie e il controller ne sta consumando 0,3, perché appunto è acceso il relè e la piccola ventola che va a raffreddare diciamo tutta la zona. Questa cosa di emergenza che abbiamo creato per evitare appunto questi surriscaldamenti, perché il periodo veramente è caldissimo. E appunto perché ho messo le ventole, ho messo tutte queste cose qui e anche il magneto termico ripristinabile da 60 A, come avevo sospettato già dall'inizio che non mi piaceva più di tanto quel tipo di interruttore, mi ha dato dei problemi anche quello. Perché? Perché ho trovato anche la soluzione per poter gestire il relè. Il relè quando è notte non ci serve a niente tenerlo acceso, quindi abbiamo un consumo che non ci serve a niente. Quindi cosa ho fatto? Mi è venuto in mente di sfruttare l'uscita controllata a orario temporizzata del regolatore fotovoltaico e quindi ho programmato l'uscita di modo che il relè si attivi la mattina e si spenga la sera. Durante la notte il relè rimane spento. Quindi non consuma niente, abbiamo solo il consumo dell'inverter o il consumo eventuale degli utilizzatori che ci possono essere in casa durante la notte. Ho avuto problemi anche dopo allo spegnimento dell'inverter e ho avuto problemi nel mantenimento dell'orario. Ho avuto problemi pensando e poi sono arrivato anche a pensare che fosse un problema sul regolatore che non mi manteneva l'orario. Beh, 2-3 volte al giorno il regolatore mi sballava l'ora e quindi mi spegneva l'impianto ad esempio quando c'era il sole e mi accendeva il relè la notte quando non c'entrava niente. E questa cosa io l'ho riscontrata per 2 o 3 giorni di fila e mi ha messo in difficoltà perché non riuscivo a capire che cosa fosse. Mi sono accorto poi dopo piano piano che praticamente la cosa veniva provocata dal famoso magneto termico relè o fusibile ripristinabile da 60 A che arrivata a una certa soglia di temperatura si apriva, interrompeva la corrente, staccava quindi il regolatore, spegneva i pannelli, spegneva le ventole, spegneva l'erogazione, dopo qualche minuto si riattivava. In quel lasso di tempo il regolatore andava praticamente in crash perché perdeva l'orario oppure sballava di quel minuto o minuto e mezzo che era l'intervallo che mi manifestava appunto il fusibile ripristinabile. Ho provato a mettere anche una ventola di raffreddamento, ha resistito un po' di più ma si è staccato ugualmente, quindi ho dovuto toglierlo, ho messo i pannelli collegati direttamente senza il fusibile ripristinabile, quindi abbiamo ora tutto il passaggio della corrente che comunque viene controllato sempre dal BMS, quindi non abbiamo il problema del BMS, il BMS funziona benissimo. E non mi ha dato problemi neanche quando siamo arrivati alla soglia dei 10,7 perché il BMS avrebbe staccato a 10. Le batterie non hanno assolutamente sofferto perché non sono scese sotto i 10 e non sono mai salite oltre i 14, 14,1. Quindi siamo proprio nel range di utilizzo delle batterie. Ma dobbiamo fare ancora dei grossi esperimenti, delle grosse prove, quindi vi porto sempre con me con tutti i miei vari esempi. Oh,
specificare i parametri del nostro inverter, ok? Intanto vediamo come è settato. Quindi adesso l'inverter fa solamente la funzione di inverter, come faceva anche in anticipo, anche prima, con le batterie al piombo. I settaggi, allora intanto stanno entrando 244 volt dalla rete e ne stanno uscendo 229-230. Questo è un dato molto importante, perché ci sono dei giorni in cui i volt che arrivano dalla rete arrivano a 250. Questo è veramente uno scompenso che non riesco a spiegarmi. Probabilmente con il calore, il grande caldo, le reti elettriche tendono a scaldarsi più velocemente e passa forse più velocemente più volt, più corrente, ma non lo so di preciso, ma comunque dal gestore non arrivano 230, ma ne arrivano 244 adesso. Ma credetemi, ci sono stati dei giorni in cui ne arrivano anche 250, e per fortuna, lavorando con l'inverter, l'inverter riesce a calmierare queste tensioni, perché lavora e eroga 228-230. In questo momento abbiamo ovviamente un input 0, perché il regolatore dell'inverter è disattivato, ma abbiamo la batteria che è a 13,3-13,2 rilevata dall'inverter. Non è il reale voltaggio della batteria, è il voltaggio che ha in questo momento l'inverter, perché sta prelevando corrente, quindi nel suo contatore lui cala ovviamente qualche quarto di volt. L'uscita è intorno al 22-23%, adesso abbiamo veramente pochissimi, l'uscita prevista è 210, ma l'uscita reale in questo momento sono 76 watt, perché è tutto spento, praticamente abbiamo solamente due computer accesi, un fisso e un portatile con un monitor, quindi niente di che, non abbiamo altri consumi, ovviamente tolto i consumi del modem e tutti i micro consumi, il frigorifero in questo momento è ancora staccato, ma comunque dalle batterie stanno uscendo 11 ampere, quindi non è poco, ma come avete visto dal regolatore prima ne stanno entrando 26,5, quindi abbiamo diciamo 15 ampere in più che entrano nelle batterie. Tutti i settaggi che io ho fatto sono settaggi provvisori, vi faccio vedere: solare, batterie e utility, quello è classico, questo è riferito alla carica fotovoltaica che non utilizzo, ma andiamo diciamo al parametro ovviamente che mi serve a me. Use, ho lasciato ovviamente il parametro use perché devo impostare i valori come voglio io, ma specialmente andiamo al discorso della gestione delle batterie. Bene, lo sgancio delle batterie è molto alto, l'ho messo praticamente al massimo, credetemi, il massimo è 12,8, al di sotto si scende a 12,5. Io l'ho lasciato praticamente a 12,8 perché voglio sfruttare il meno possibile le batterie, e il riaggancio da pannelli solari a 13,3, quindi veramente utilizzo un mezzo volt solamente di energia solare, perché voglio far riempire in maniera più diciamo importante le batterie, quindi cerco di sfruttarle il meno possibile. Questo valore qui poi scenderà a 12,5, scenderà a 12,3 e poi probabilmente potrò portarlo anche a 12, e sarò allora, a quel punto avrò un volt e due di sfruttamento delle batterie totale, perché con le litio ce lo possiamo permettere. Questi sono valori che vi volevo far vedere, che ovviamente inizialmente nel problema che ho avuto questo 12,8 io l'avevo messo molto basso, l'avevo messo a 11,8, e la batteria, non essendo totalmente stata riempita precedentemente, ha sofferto, è andata praticamente a scarica, questa scarica che si è protratta proprio per il discorso che il relè era costantemente acceso 24 ore su 24. Questi altri valori sono rimasti esattamente uguali, il 14,2 la carica di bulk, ma è riferita alle batterie al piombo, il 13,5 la carica di flottaggio, ma sempre riferita alle batterie al piombo che non viene effettuata dall'inverter, e il cutoff che rimane sempre a 10,5, quindi lo spegnimento dell'inverter. Per fortuna non siamo arrivati a quei valori lì, l'equalizzazione che non viene fatta e ovviamente tutti i parametri che sono di default all'interno del nostro inverter, quindi praticamente tutto rimane come era.
Stessa cosa vale per il regolatore, come potete vedere i vari parametri che stanno via via scorrendo davanti al monitor del regolatore. Quindi 15,3 A, 16 A che stanno arrivando dai pannelli, 13,7 è il voltaggio sotto carico della batteria, quindi diverso dal 13,3 che legge l'inverter, 12,9, 14, 15 A, 16 A, 17 A dal pannello fotovoltaico che vengono trasformati in 21, 19, 5, 20, 22, 2, 25, 2, 26 e 9, 27. Come potete vedere, l'MPPT fa veramente un grande lavoro di inseguimento della potenza massima e appunto raddoppia praticamente gli ampere che arrivano dai pannelli, quindi un grande rendimento, abbiamo veramente grandi rendimenti, quindi abbiamo quasi 30 ampere che stanno entrando, quindi da questa parte di qua, dalla parte del relè passano 15 ampere, ma dalla parte dell'uscita del regolatore ne escono 30, quindi dobbiamo anche sostituire alcuni cavi, dovrò sostituire i cavi di uscita del regolatore per mettere dei cavi ancora più grandi perché tendono a scaldarsi maggiormente, perché il regolatore ovviamente amplifica tantissimo e come potete vedere è attivata l'uscita che comanda tutto l'apparato, relè compreso, di tutto l'impianto fotovoltaico. Allora, diciamo, questo è un altro upgrade delle problematiche che sono venute fuori. Queste problematiche fortunatamente sono venute fuori perché il gran caldo ha fatto sì che io mi accorgessi che c'erano questi problemi. Che cosa è successo? Nei giorni precedenti io ho messo addirittura un ventilatore, il classico ventilatore che si usa in casa, classici ventilatori da tavolo, e l'ho piazzato proprio davanti a tutti gli apparati e ho visto che effettivamente le temperature si mantenevano ai 30 gradi, non salivano oltre i 35-40, perché in alcuni apparati la temperatura saliva anche a 50 gradi. E beh, 50 gradi cominciano a essere un po' fastidiosi, specialmente in una zona che già comunque è calda, siamo circondati dal legno, abbiamo tanta corrente, non prende fuoco niente, ma meglio aver paura che buscarne, come si dice a Firenze. Quindi tutti questi apparati adesso sono collegati, sono funzionanti, sto da diversi giorni provando, e adesso abbiamo sole molto intenso, e quindi sto provando il funzionamento reale di tutto questo impianto. Adesso scendiamo perché veramente qui si suda da impazzire. Gli studi di Radio Utopia, questo video si conclude qua per adesso, perché ovviamente questo è il primo di alcuni video che vi farò, che vi mostrerò nei prossimi giorni, di tutte l'upgrade, di tutte le, diciamo, situazioni che sto verificando giorno per giorno. Quindi come sempre like e condividi, iscrivetevi al canale, non vi costa niente l'iscrizione, è totalmente gratuita, non vi cambia la vita per niente, ma cambia totalmente la vita a questo canale. Ciao a tutti! Sandro, Sandro, Sandro Cicali, Sandro, Sandro, Sandro Cicali.